Grazie Babaji. Io ho sentito oggi che c'è questa urgenza proprio dentro di me, ho bisogno del tuo aiuto. Io vedo che non sono in grado di offrire veramente questa idea che c'è, le cose a modo mio. Ho ancora quella foto che mi avevi dato. Tu dici che trovi difficile le cose, potresti ripetere? Quello che mi viene e si ripete è questo a modo mio e continuo a offrirlo e poi mi accorgo che in realtà sto facendo sempre le cose a modo mio. Non è naturale, nel senso che per noi è una cosa che ci accade spesso. E tu dici che mi voglio presentare perché voglio smettere di seguire sempre il solito modo di fare, come il traffico della mente solito. Spiegami meglio. But when you do, you say you find as a gesture, as an intention, you say I really want to. E tu dici, questa è proprio la mia quietudine, mi vuoi parlare perché vuoi esporre questa tendenza e la sua forza. Specialmente negli ultimi tempi i satsang sono diventati molto più mirati. Non è che buttiamo dei semi e vediamo cosa cresce. Quindi, cioè, dici, io ho questa intenzione di offrire il mio modo di fare le cose. Tu dici che hai questa intenzione, ma oltre a questa intenzione, il gesto di farlo e la richiesta, nonostante ciò, c'è questo riflesso di prendere sempre la stessa strada. E questa settimana per me è diventato chiaro che l'io che crede ancora che questo suo modo di fare le cose abbia delle cose positive. E quanti ce ne sono in coda dietro di te sulla stessa cosa? A noi piace, no, questa onestà. Non è questione di dare la colpa o di vergognarsi. Puoi ripetere? Perché alcuni non hanno magari capito. In passato ci sono delle cose molto, dei momenti in cui tutto è molto chiaro e quando c'è una preghiera e veramente la offro, come se Dio la prenda comunque e se torna, riconosco che è roba vecchia, ma questa cosa in particolare, questa settimana ho riconosciuto che nonostante che ci sia qualcosa in me che vuole rilasciarlo, offrirla, questo io crede che ci sia ancora del buono in questo modo di fare le cose a suo modo, ma segretamente dice, ma io so cosa è meglio. Questo non può essere un meccanismo per proteggere, per farlo questa cosa che fare le cose a modo tuo. Ma ora sei in un ambiente, in un clima che proprio mette in luce, non per dare colpa, ma in maniera intelligente, in maniera saggia, che sì che ti diventa chiaro quelle cose che non sono attributi della libertà, ma sono più energie testarde, stagnanti che sono in questa forma e che noi cominciamo a riconoscere queste forze affinché ci intestardiamo ad avere un senso di identità personale e crederci, allora queste forze non verranno messe in discussione. Ma è importante metterle in discussione, certo, perché se non sono riconosciute, proliferano. E non, in realtà continuano a fare nuove uova se vengono lasciate lì. Per tanti anni
Abbiamo viaggiato in tutto il mondo, abbiamo parlato con tante persone e tutte queste persone dicono: sono qua per questo, sono qua per trascendere la presa dell'identità psicologica, lo vedo chiaramente, che la sto proteggendo e che facendo così mi sto impedendo di raggiungere una libertà più grande, più ampia. E in questo campo ci sono tante persone che dicono: ok, abbandono tutto, lascio tutto qua, ok, metto tutto lì. Però è come una scimmia che ritorna indietro, come ti risalta sulla spalla. Ma non devi ucciderla questa scimmia, non è necessario. Perché quando l'intenzione stessa di uccidere questa mente scimmia, in realtà crea conflitto. E quindi abbiamo parlato di che cosa? Del distacco. Imparare a guardare. E questo è l'esercizio semplicemente essere. E chi di voi ha visto che questo esercizio è potente? E perché? Perché è smettere di nutrire questa mente scimmia, queste tendenze. Perché quando arrivano, arrivano perché? Perché vogliono del cibo. E il cibo è la tua attenzione. Perché tu sei ancora associato a queste tendenze. Ma questo tu chi è? E io non è che voglio parlare di tanti argomenti, per me esiste un solo argomento. E molto recentemente ci siamo, abbiamo sempre essere più mirati e stiamo come mettendo luce su queste vasana. E questo non per fare dire che sono male, ma perché queste vasana inibiscono il tuo potere, la possibilità di liberarti. Inoltre hanno il potere, un potere di, perché non vuoi metterle in luce, perché te ne vergogni, perché gli altri magari si accorgeranno che non sono così saggio come cercavo di fargli credere. E non siamo qua per puntare il dito o per incolpare, ma solo per andare verso la libertà. Ma questo andare non è un andare da qualche parte, ma ritornare in questo luogo che è il luogo di Dio, che è il tuo luogo autentico. Il luogo del sé, ciò che è eterno in totale armonia, pieno di gioia, senza necessità. Mentre siamo nello stato della molteplicità, certo, questo, tutto questo è naturale, non cercare di saltare. Come persona. In qualche modo, se devi saltare, è perché salti oltre la persona, ma in realtà non hai bisogno neanche di saltare. Continua. Invece di cercare di sopprimere le tue tendenze, perché non funziona, magari sembra a breve termine funzionare, ma non nel tempo non funziona. In realtà devi veramente trascenderle. Perché se non le trascendi trovano un modo di continuare a vivere, continuano a cambiare forma. Riuscite a capire di cosa sto parlando? In qualche modo volevo puoi in qualche modo rendere più ovvio quanto dolore c'è legato al mio modo? La tua preghiera funziona, la tua intenzione, la tua scelta ha potere. E tu magari non ti sembra di avere il potere della scelta, perché magari hai scelto cose che non sono funzionate, ma questa è una scelta più profonda, non superficiale. È una scelta interiore di essere libero. E quindi qualsiasi sia la tua
preghiera. Abbi fiducia che questa volontà sarà fatta, perché vedrai in futuro che tu ed io sono tutt'uno, però per adesso c'è ancora un tu, quindi è ancora importante. L'altro giorno qualcuno è venuto da me e mi ha detto: vedo che era in uno stato tra la costipazione e la libertà. E questo è un buon segno nel Sangha, vuol dire che stiamo elaborando qualcosa e quindi è un processo di trascenderla. E dice, mi ha detto, sto andando a fuoco. Mi ha detto, ma non voglio acqua, voglio più benzina. Capisci? E c'è questo fuoco, è potente, e sembra che dentro di te tutto vada in cenere e vada a pezzi, c'è però dentro questa sensazione di un senso di sollievo, perché è la presa dell'identità che sta mollando. Ma no, perché un giorno ti senti bene, il giorno dopo ti senti tutto costipato e fai fatica. Ma tutto questo è percepibile. E quindi devi andare ancora più dentro, oltre le tecniche, oltre gli strumenti che pensi di avere. E rimani in questo luogo dove c'è solo la percezione. E non acquisti nulla, non li fai guerra, semplicemente osservi e sei consapevole di essere consapevole di quello che vedi e non ti associ e ti colleghi a queste energie dentro o fuori, che siano le cose del mondo o le tue sensazioni dentro, il tuo passato, la tua identità, tutte queste cose che emergono. Io ti incoraggio che, perché non ci vuole così tanto sforzo in realtà. Prova a iniziare e vedrai i frutti che cominciano a essere, a presentarsi, e con essi molto spazio. Certe volte ti dico, è come che il tuo dito può coprire il sole, perché è così vicino all'occhio. Allo stesso modo, alcune tendenze ti bloccano, non in questo senso che c'è da qualcosa che è fuori, ma ti bloccano da una realizzazione profonda, e non è solo un vedere, ma un realizzare chi sei veramente e non quello che credi di essere. Quindi non prendere troppo seriamente le valutazioni che fai, perché sono fenomeni anch'esse. No, non ti sembra che oggi sono vittorioso? Sì, in questo luogo dove non c'è nessun rumore, sei solo consapevolezza che osserva, e abituati a prendere questa posizione della consapevolezza senza forma e osservare da lì. Hai bisogno di immaginazione per questo? Qualcuno dice di sì. Certo, all'inizio magari l'immaginazione però non è abbastanza, però l'intenzione è buona. Se immagino qualcosa, non è che lo rende reale, magari ha un effetto. Quando io ti dico, ritorna, recedi, e lascia stare la tua storia, la tua identità e tutte quelle cose che tu chiami te stesso. E perché io dico che non sono te stesso? Perché tutte queste cose non sono stabili. È come il cielo. E ci sono le nuvole che cambiano forma continuamente, possono essere bellissime, ma passano. Sono transitorie, ma l'immensità, che è la caratteristica del cielo, non cambia. Non importa quale forma assumono queste nuvole, se ci sono tornadi, niente intacca questo spazio. Questo spazio all'interno del quale appaiono. E questa è una buona metafora per ciò che siamo. È sempre così, ma non siamo ancora consapevoli. Quindi il potere
è in diventarne consapevoli. Diventare consapevoli che tutto quello che vedi è frutto del tempo e continua a cambiare, nulla è stabile. Non puoi vedere coi tuoi occhi fisici ciò che è eterno, ma tu guardi il tuo punto di osservazione è dall'eterno. E ti voglio mostrare perché e come. Perché quello che vedi coi tuoi occhi è un fenomeno e anche tu che guardi sei un fenomeno. Certo, anche l'ego può vedere e osservare, ma quello che può vedere è molto limitato perché ha un suo interesse personale. E questo è andato per molto, molto tempo. E devi andare oltre anche l'identità personale, perché così, perché devi ammettere che l'identità è tutto il suo mondo, quello che chiamiamo ego. E tutto quello che crea il suo mondo, tutti questi sono fenomeni. Ma devo spiegare cosa intendo con cos'è un fenomeno? È qualcosa che percepisci attraverso i sensi e la mente. È semplicemente un'apparenza. Ma se tu ti associ a questo campo energetico di quello che stai vedendo, ne diventi parte. Ma anche questo campo energetico della persona, la persona stessa, sono visibili da una posizione più profonda. E mentre io ti sto parlando, tu sei in grado di verificarlo adesso. Non è un compito per più tardi. Tu entri in questo momento dell'ora, questa cosa attuale. Questi non sono concetti che vi comunico. Se tu mi segui, puoi vedere e verificare mentre vedi. Io non ti chiedo di credere, è più attuale del credere o della fiducia. Se qualcuno ti dice, per favore, scrivimi un paragrafo di 300 parole sulla tua autobiografia, no, dimmi chi sei. Quello che tu scrivi sulla carta o sul computer, reale? Reale cosa significa? Se qualcosa è reale sempre. E quello che voglio dire è che tutti questi concetti che abbiamo sono stati personalizzati, sono soggettivi. Per questo ci chiediamo cosa vuol dire reale. C'è qualcosa che può essere reale e vero per tutti. E perché non è possibile? Perché ognuno ha la sua versione di ciò che è vero. Dice, questa è la mia verità, questa è la tua verità. Queste sono localizzazioni della persona e della verità. Ma che cos'è la verità? È che possiamo tutti essere d'accordo che questo è verità, questo è così. Magari ci sono gruppi e nazioni che possono, sì, essere d'accordo che qualcosa è vero, però poi cosa facciamo? Combattiamo per proteggere questa verità, ma tu devi arrivare a riconoscere che tutto quello che emerge attraverso i sensi e la mente sono situazioni, sono soggettive. No, perché magari oggi puoi giurare qualcosa sulla Bibbia, che questo è vero, ma magari domani non ci credi neanche più. Ci deve essere qualcosa più puro di tutto questo. Ma dove la troviamo questa purezza? Non la trovi certo fuori nel campo dei fenomeni. Ritorna in quel luogo in cui puoi solo confermare che tutto quello che esiste è solo per il momento, ogni sentimento, sensazione è momentanea. Non è vero? Anche la nostra idea di Dio è diversa tra uno e l'altro. E sai,
Ed è il Supremo che ha creato tutto questo. Quindi tu non puoi risolverlo a livello dei fenomeni. Devi andare oltre a ciò che è al di là dei fenomeni, dell'opinione, oltre alla percezione soggettiva, oltre la persona, oltre le prospettive sul mondo, oltre i condizionamenti sociali o religiosi o politici e anche i condizionamenti derivanti dalla specie a cui appartieni. Dove devi andare? Tu devi ritornare, rifarti assorbire nel luogo del puro essere. E dov'è? Ti dico che innanzitutto tu non puoi non essere il tuo essere puro, ma quello che noi crediamo di essere è questa identità condizionata che non puoi mantenere, perché un giorno tutto quello che percepisci attraverso i sensi e la mente scomparirà. Anche lo strumento stesso che stai utilizzando per fare esperienza se ne andrà. È un fenomeno, ma quello che tu chiami tu stesso. E io spero che siamo tutti qua per chiarire e verificare dentro di noi che tu sei ciò che non può mai andarsene. Ciò che è eterno, è perfetto, oltre i concetti di perfezione. Che è gioia e pace. Chi è che oltre povero, ricco, oltre i tesori di questo mondo? E io sono felice di poter dire che sei tu. Ma ora lo devi dimostrare. E come fai a dimostrarlo? Se tutti nel mondo dicono che qualcosa è vero, non è abbastanza, e tu devi trovare quel luogo in cui non ci può essere discussioni che oltre il campo delle opinioni e dei condizionamenti, perché tutte queste cose le conosci. Tutto quello che pensi di te puoi cambiare anche la tua fede, ma ciò che è consapevole della fede deve essere oltre la fede. C'è qualcosa che è così puro, è così originale, nulla può intaccarlo, però qualcosa sembra possa nasconderlo. Ma da chi lo può nascondere? Questo è un mistero. E c'è questo desiderio forte, no, che tu mi hai presentato. Puoi aiutarmi a bruciare questa cosa che continua a ripresentarsi? Perché magari sei seduto e ti senti così pieno di pace. E poi c'è questo riflesso incontrollabile che ritorna, che mi dice, no, devi fare così. E poi c'è una forza con un desiderio e poi arriva l'arroganza. Come faccio a liberarmi di tutto questo? Te lo dico, continua a esserne consapevole senza crederci. E sono sensazioni e tra un po' se ne andranno. E tutte queste forze, tutte queste immagini, tutte queste sensazioni possono sembrare vere quando appaiono su questo palco, ma vogliono soltanto la tua attenzione. E appaiono così, spontaneamente. E noi siamo abituati a questa messa in scena e c'è un riflesso, non pensiamo neanche. E ci ritroviamo già che stiamo andando giù per la strada. Ma questo andare, ricordati, anch'esso è un fenomeno. E io sono qua, ma per aiutarti, no?
quando mi dici, ah, ma mi sento portato via, dice, no, no, guarda, tu lo puoi vedere, tutto questo è su uno schermo. E tutto quello che vedi è su uno schermo, vuol dire è nella tua testa, è nel teatro della coscienza, sono solo sensazioni. E non sono solo pensieri, hanno anche qualità energetiche che proprio scorrono nelle tue vene. C'è questo campo energetico interiore, ma tutte queste sono ancora, sono fenomeni rispetto a questa osservazione più profonda, perché la sorgente non può essere vista. Lo capisci? Se potessi vedere la sorgente, vorrebbe dire che tu sei più sottile di questa sorgente, no? Lo puoi vedere mentre lo stiamo dicendo adesso. Se segui quello che dico, che cosa sta succedendo all'idea che hai tu di te stessa? Rallenta. No? Quando sei per la strada, la gente come ti chiami, mi chiamo Paola e vivo in questa via. Questi sono semplicemente attori e cose a cui siamo abituati a dire. E queste cose sono naturali, non è che se qualcuno ti dice chi sei, dici io sono l'assoluto. No, ma sto parlando di quello che tu riconosci. Non è che cambiamo il modo in cui parliamo con il mondo. Troverai il tuo modo in questo qua, perché il sé divino, il tuo essere più profondo, è saggio, non è naive o arrogante. Quindi non è che devi imparare a come essere. Se tu stai cercando di imparare a come essere, vuol dire che non sai. È solo un altro modo di essere, un'altra forma. E quindi cerchiamo di trovare la nostra versione più corrente. Ma la prossima ci sarà un aggiornamento, un'altra versione. Come fai a essere te? Ok. Posso dire che sei tu? Beh, in realtà sei anche tu, sì, ma sei tu in questa espressione dinamica che cambia. Ma c'è qualcosa che è consapevole o che stiamo rendendo qua consapevole di un qualcosa che viene prima. E non è un prima del tempo, ma un prima a livello di sottigliezza. E tutte queste cose da qui possono essere viste. Però, e quindi adesso stai diventando consapevole che alcune cose sono diventate invisibili, perché ci sono cose che appaiono nel tuo campo mentale, interiore, che sono così sottili che non hanno un nome. Non esiste una parola che le descrive, no? Ci sono sensazioni così che non appaiono neanche nei libri, non se ne parla. Non ci sono video online che le descrivono, ma neanche nelle scritture. Però dentro di noi appaiono. Ma davanti a chi? A ciò che è. A quello, a questo. Questo campo di consapevolezza pura. Nessuno mai ci dice che questa consapevolezza è alla base della nostra esistenza e che è eterna. Alcuni anni fa, è nato l'invito, no? Come conseguenza di questa esplorazione, dove in qualche modo potevamo ritornare dentro noi stessi mentre osservavamo questo esercizio che ci aiuta a non essere così coinvolti. E che cosa abbiamo trovato? Trovato qualcosa di tangibile o intangibile? Qual è questa scoperta finale? Non la puoi descrivere. Qual è il tuo autoritratto qui? No, non esiste. E quindi vedi che tutti i tuoi autoritratti erano soltanto degli stati momentanei, mentali, immaginati, immaginari. Ma qual è la verità assoluta su di te? Che sesso hai? Qual è la tua religione?
Qual è la tua razza? È tutto oltre ciò. Ciò che sto cercando di comunicare a parole non è in realtà soltanto parole, è quello, c'è l'essere in te che in qualche modo è in un scambio apparentemente verbale, ma il luogo che scopriamo è non verbale. E questo luogo va e viene? Ciò che è davanti? È immaginazione? O sta prima dell'immaginazione? L'immaginazione può portarti in questo luogo? L'immaginazione è ciò che è immaginato, per quanto sia sottile, non è anch'esso un fenomeno? È manifesto? Comprendi cosa vuol dire fenomeno? Fenomeno è tutto quello che puoi percepire in maniera fisica o no, attraverso emozioni e pensieri, qualsiasi oggetto, qualsiasi credenza. La realtà o il significato di una cosa non è intrinseco in questa cosa, ma è nella mente di colui che la percepisce, per cui possiamo tutti avere opinioni diverse. Per qualcuno questo è meraviglioso, è bellissimo, per altri è brutto, no? Uno dice, ah, guarda questo fiore, quanto è bello, e l'altro dice, ah, orribile. Qual è la verità? E il fiore cosa si lamenta? Io sono bello. Il significato di qualcosa non è nella cosa stessa, non sappiamo neanche cos'è, lo chiamiamo fiore, ma è ciò che è. Ma tu dici, questo è così, e vediamo anche che ci sono tutte le lingue, no? E quindi è chiaro che tutte le cose, ogni cosa, non sono ciò che sei. Ah, va bene la direzione che stiamo prendendo? E quindi voglio tornare alla tua domanda, alla tua richiesta. Qual era? Ripeti, per favore. Quanto è ancora viva dentro di te? Parola per parola, puoi ripetere la tua domanda. E questa domanda muore mentre guardo, mentre osservo. Perché è una domanda che è stata creata nei pensieri e muore nel riconoscimento. Perché qui in realtà nulla accade. È la momentarietà che danza. Posso dirti che it's not that, okay, Bindi, I covered that. I'm not having this. Leave it where it is. Tu? Whether that thing stays hot or loose temperature or blows away, you're here. Non importa dove il microfono va. L'importante è che tu rimani con questo. Perché che cosa cambia nella tua realtà? Perché c'è qualcosa che non è qui presente. Tu sei il testimone di ciò che è presente e assente. E tu chi sei? Certe volte le domande sono più importanti delle risposte, ma non solo la domanda, ma la contemplazione della domanda. Qui c'è un potente fuoco qua dentro e semplicemente devo metterci, farci luce completamente.
perché non voglio proteggerlo. Questo fuoco, dobbiamo liberarcene di questo fuoco? O è un messaggero di qualcosa? È un agente che sta portandoti qualcosa? Non ha niente a che vedere con quello che sai? Che cos'è lo stato di questo fuoco? Sappiamo tutti di quello di cui stiamo parlando, magari non questa espressione specifica, ma che cos'è questo fuoco? C'è qualcosa che questo fuoco ha il potere di mantenermi nell'identità. Ok, lavoriamo su questo. C'è un fuoco fortissimo che ha il potere di attirare la tua attenzione, di cogliere la tua attenzione. È perché sta parlando di te e quindi sei interessata. Ma tu chi sei? Alla luce. Ti ha preso l'attenzione, sei tu, e c'è qualcosa così. E non è che sto cercando di calmare questa energia, ma semplicemente di dire, qualsiasi cosa sia, piacevole o non piacevole, è sempre nello stato dei fenomeni. No, puoi dire c'è qualcosa dentro di me, o non mi piace, oppure lo adoro. Supponi sia così. Certe volte siamo lì seduti in un bel posto, ma vediamo che ci sono queste cose. Che cos'è? Sei posseduto? C'è qualcosa che succede. Magari un'emozione che emerge, o c'è una voce che ti parla, ti dice qualcosa, c'è un messaggio dentro, o semplicemente certe volte è solo energia. Non c'è neanche una descrizione. Cos'è? Qua c'è uno spazio che c'è uno spazio in cui accade qualsiasi cosa sia e non c'è niente di particolare. No, non è vero. In realtà è particolare perché è personalizzato per chi tu ti credi di essere. Perché se non avessi niente a che fare con te, neanche te ne accorgeresti. Questo è il significato che ha, è quello che gli do. E tu chi sei? Rallentiamo. Può esistere se non c'è nessuno? Se non c'è nessuno qui, può esistere? Chi è che ne parla? È in relazione con il senso che hai tu di te stessa. Tu sei seduta vicino a qualcuno, ma questo qualcuno non è per niente toccato da questa cosa, da questo uragano, è il tuo privato. È arrivato e ha creato una relazione con l'immagine che hai di te e una forza di questo momento. C'è qualcos'altro lì? Rallenta. C'è altro? Posso aiutarti, tipo, c'è forse una capacità di vedere in questa lotta e di vedere che c'è un'energia che è stimolante, che è l'identità e che è percepibile, no? Sì, non importa quanto qualcosa sia vicino o intimo, è in una relazione. Puoi vederlo, questo che vede tutto e che riceve anche consigli di come comportarsi in rapporto a questa energia, è visto all'interno di una presenza intelligente. Spesso non ci guardiamo in questa direzione. Spesso quando lo spettacolo è presente, il teatro è pieno. Tu vuoi magari trovare l'acqua per spegnere questo fuoco, ma io ti dico usa questo fuoco,
per questo che sono qua. Chiedo veramente di aggiungere benzina a questo fuoco per bruciare tutto. Se tu hai una visione chiara, non c'è bisogno di benzina. Ok, questa è una bella frase che ho detto. Se la visione, la comprensione è chiara, se tu sei il testimone, se tu mi fai che qualcuno sta guidando per la strada e va a sbattere contro una macchina e poi i due incominciano a picchiarsi, uno si tira un pugno e l'altro il calcio e ti porti finito, tutti ti finiscono in tribunale e dici tu sei il primo testimone che chiamano e ti chiedono cosa hai visto. Ok, io ero seduto, è arrivata questa macchina rossa che ha picchiato in quella verde e si sono scontrati. Il guidatore della macchina rossa si è avvicinato all'uomo che guidava la macchina verde e gli ha tirato un pugno in faccia. E questo era un vecchio uomo, un uomo anziano, no? Che ha preso questo pugno in faccia. E poi cosa è successo? Ah, non potevo sopportare quello, vedere quello che è successo. E quindi sono andato lì e ho preso questo tizio che ha picchiato il vecchietto e gli ho tirato un calcio nelle palle. E dice, no, ma aspetta, no, ok, tu non sei un testimone, perché tu sei parte della scena del crimine, no? Abbiamo un altro testimone? Chi è che rimane al di fuori della scena del crimine? E questo è un esempio. Arriva un'energia, no? E non sappiamo quando arriva, che chiaramente è personale. In qualche modo, no? Si muove dentro, ma forse non sei neanche in grado di sentire, prestare attenzione, ti diventi tutt'uno con questa energia, sei completamente coinvolta, non c'è meno spazio per riuscire a vederla, e soffriamo e basta. Magari qualcuno arriva e dice, ma tu stai vedendo, no? Cosa ti sta succedendo? Tu, prima che succedesse, com'eri? Ah, io stavo qua, mi stavo leggendo questo libro, tutto tranquillo. Cosa è successo a quello che tutto tranquillo si leggeva il libro? Ah, quello se n'è andato. O è stato sostituito, oppure si è trasformato in questo qua completamente disturbato. Ma non ti dimenticare che c'è il testimone, la capacità di osservare. Questo non dimenticartelo, perché tutti lo facciamo. Ma è possibile in questo ambiente? Stiamo imparando tutti a essere sempre più distaccati. E non è solo un credere in qualcosa, ma stai raccogliendo i frutti. E che cosa sono questi frutti? Meno essere personali. E cosa dove stai andando? In qualche modo stai ritornando in te stesso. Quando sono arrivato e ho visto tutte le scarpe fuori, ho visto delle scarpette piccole di un bambino. Ho detto, oh che bello, i miei seguaci stanno scomparendo, si stanno riducendo in dimensione. Ma, ok, voi siete tutti qua, siete qua da 1 o 2 anni, ma che cosa hai da portare a dimostrazione di questo tempo trascorso qua? Cosa sta cambiando? La qualità dei satsang, delle indicazioni e adesso di queste energie delle vasana. C'è uno spazio, lo vedo, che non è così coinvolto. Ci sono queste parti, no? C'è il senso personale e c'è quello che reagisce sempre. In questo momento, chi è che sta vincendo, quello frustrato, quello arrabbiato, ho la capacità di osservarlo e di lasciare che accada e non di sopprimerlo, perché sopprimere è un'attività, ma la vera cosa è utilizzare quello che accade per ricordarti di non lasciarti coinvolgere da questa cosa in particolare. Lascia che accada finché non vedi che c'è uno spazio che è completamente intonso, non è intaccabile. E questo vuol dire che non devi sentire nulla,
Certo, anche quando lo vedi, lo riconosci, le azioni, le reazioni, le interazioni continuano ad accadere, ma questo personaggio dell'identità personale cambia. È cambiato. E questa è l'unica cosa che deve cambiare, questo passaggio dalla persona alla presenza. La persona fa parte della scena del crimine. È coinvolto, può essere la vittima, può essere l'oppressore, ma il testimone chi è? Il testimone deve crescere, può vincere o perdere. Che forma ha questo testimone? Devi incominciare a realizzare che tu sei questa consapevolezza. Ma nessuno lo fa. Perché siamo così interessati ai fenomeni, dobbiamo essere qualcuno, dobbiamo essere belli, dobbiamo essere conosciuti, ottenere obiettivi, avere successo. E questa ha costruito un'identità basata così tanti concetti che è costipata da questi concetti. Ma il tuo puro essere è lì, ma tu non ne sei consapevole. Chiunque si sia risvegliato incarna quello di cui vi sto parlando. E fondamentalmente non c'è nessuna differenza tra io e te. Non esistono come tu pensi che esistano, perché sei pura coscienza. E non siamo cloni, rispondiamo tutti alla stessa maniera. Certo, tutte le diverse sfumature rimangono. Ma noi abbiamo interpretato il mondo in maniera sbagliata perché lo vediamo dalla persona che è inquinata e anche i nostri concetti, i nostri comportamenti sono diventati terribili. Ma quando ritorni qui e riesci a vedere da qui, continuare a guardare da qui, perché tutto quello che accade nel mondo, la violenza nel mondo, anche la violenza anche in te, non è che se tu rimani lì seduto con le mani in tasca poi tutto diventa meraviglioso. No, il mondo continua a essere quello, ma tu lo vedi con gli occhi della verità, dell'amore di Dio. La vita sono circostanze e sono momentanee. Tu devi a riconoscere quel luogo in cui le mie parole non sono parole, ma sono la forza dello spirito. E tu disfi questo personaggio che non è stabile. E c'è in qualche modo un cambiamento in te stesso. Non è che ti crei. Non è un'altra versione di te. Il sé non è una versione di nulla. È la purezza dell'essere. Io non ho teorie da condividere con voi. Utilizziamo queste parole e il loro significato, però quello che è qua è la presenza spirituale. Senza di essa non importa quali parole o quali scritture leggi, non hanno nessun significato. Quindi, alla fine, il cibo è solo nella forma di uno specchio che riflette chi sei veramente. Quanto puoi accogliere dentro di te queste parole? Con quanta profondità puoi andare? Che valore ha per te queste parole? Io non ti chiedo di creare, ma di guardare veramente. È la cosa più importante nella vita, e non quello a cui tu guardi, ma da dove guardi e chi sei tu che guardi. Trascendere l'idea e l'identità va trascesa, perché non devi essere orgoglioso di quello che tu stai apprendendo. What is happening
Che cosa sta succedendo mentre tu stai ascoltando, mentre parlo? Puoi sentire che c'è questo tumore, questa cosa rigida, tutta incastrata dentro, che non si vuole muovere. E ti sembra che questo sia ciò che sei? Chi è che ti ha messo in prigione? Questa persona è un fatto o immaginazione? Da questo luogo da cui guardi, da dove puoi anche vedere l'atto stesso di osservare, anche la funzione della percezione è percepita. Ma da cosa? Ciò che percepisce può esso stesso essere percepito. E queste parole sono vive adesso. Non prendere appunti. Le puoi verificare ora. Qualcuno ha condiviso con me che ha paura che se segue quelle mie indicazioni smetterà di esistere. E io ho detto, questo è veramente un buon punto, perché vuol dire questa paura è viva dentro di te. È questa paura di ciò che non è noto, dello sconosciuto. Io ti voglio dire, tu sei questo sconosciuto. Perché sconosciuto alla mente, ciò che ci sembra di essere noto, è noto perché noi viviamo nel campo della mente. E certo, il campo mentale è un'espressione di ciò che è vero, ma chi è che ha la mente corretta, giusta? Se la mente è mischiata con la persona, la tua visione è sbagliata. E che cos'è? Devi pulire la tua visione perché così puoi vedere il mondo nel modo giusto, ma lascia perdere. La tua visione sarà automaticamente corretta quando guarderai da dove veramente sei, in questo luogo dove puoi vedere la visione stessa. Questo cibo è da mangiare. Ma la mente vuole qualcosa da portare via con sé. Se tu stai mangiando e ti piace e sei felice, ti chiedi ma quante calorie saranno e quale salsa è stata usata. Devi chiedere al tuo corpo se ti stai godendo il cibo? No, semplicemente te lo stai godendo. Come ti senti? Vuoto o pieno? Entrambi? Entrambi va bene. Posso dirti che c'è qualcosa che è in grado di vedere vuoto e pieno? E qual è il suo stato? Non c'è uno stato qua. Questa è una scoperta deprimente, è un'esperienza. Noi utilizziamo i pensieri per cercare di scoprire la sorgente dei pensieri e quelli che troviamo sono altri pensieri. Chi sei tu? Qui. Chi esattamente sei tu? Chi sei alla luce di questa introspezione e di questa indagine interiore? Chi sei? Qualsiasi forma a cui ti stai aggrappando è un fenomeno o no? È un fenomeno?
La tua realtà può essere dimostrata solo nel campo dei fenomeni. Puoi esistere solo lì. Un fenomeno è in grado di giudicare la realtà di un altro fenomeno? È solo un discorso intellettuale questo? Devo sentire la vostra voce. C'è qualcosa ancora da finire? Sì, solo tu puoi determinare se è finito o no. Io gli ho chiesto, è finito? E c'è qualcosa che guarda. Ma qual è la domanda? È finito. La domanda, la risposta è un'opzione? È di per sé stesso questa cosa è finita? E a un certo punto tutto finisce. Qualsiasi siano queste energie delle Vasana che creano un sacco di guai, ma poi a un certo punto si calmano e ti sembra che sia finito. Ma in realtà è finito? Se n'è andato? No, semplicemente si è un attimino addormentato. Io ho fatto questa domanda perché c'era questa donna che It was a beautiful title. It says "Living in the Shadow of Vesebio." Vesebio is the Ok, c'era questo film che diceva vivere nell'ombra, alle ombre del Vesuvio, del vulcano. Vicino a Napoli. Ci sono le persone che vivono a Napoli, i napoletani sono abituati, cioè vivono con l'energia di questo vulcano, vivono ai piedi del Vesuvio che una volta è scoppiato. E adesso è un posto molto pieno di energia. No, noi ci siamo stati una volta e vivere ai piedi del Vesuvio di un vulcano che è ancora attivo, ma al momento è tranquillo. La vita continua, no? La gente è tutta tranquilla. Mi piace tantissimo, no? Questa sensazione che c'è. È molto vibrante. C'è molta energia, molto dinamico. È un posto molto così. E quindi questa forza è semplicemente si è assopita come un vulcano. Siamo qui, è come vivere ai piedi del Vesuvio. Vesuvio, ok. Plenty of Italians to correct me around this one. And what does it matter if it subsides? Importa se si assopisce, se non viene curato? Because we're here. Perché siamo qua per essere curati, giusto? No, vabbè, ritorneremo poi su questo. Non è che questo non è uno show, eh? Questo è un satsang interattivo. Se si assopisce in maniera permanente o temporanea, la risposta è non importa. Perché non importa? Dale un attimo il microfono, così può dirlo lei. Perché non importa? Perché tu rimani con il testimone? E che cos'è così fantastico su questo testimone
No, ci sono granate, bombe che esplodono, la mente dice questo, non posso parlare, dice ma... Ok. Ora anche se si assopisce e magari c'è questo che dice ti prego, ti prego, ti prego, rimani lì, o un altro dice ma no, voglio che torni, metti ancora più benzina. Un'altra risposta è non importa. Non importa se arriva o se ritorna o se si assopisce, ma perché non importa? Perché non importa? E quando non importa? È arrivata una risposta, ma è arrivata dall'altra parte. Perché? Ma in passato magari era importante. Ma dal luogo in cui stai parlando, da questo luogo del testimone, non c'è una vittima. C'era una volta una vittima che chiamavi me, che diceva non mi piace quando la gente dice le cose così. Qualcuno dice qualcosa, dice magari arachidi, dice no, come ti permetti di dire arachidi? E questa diventa come una bomba, no? Dice arachidi e quello lì ti picchia. Ma a un certo punto alcuni dicono, forse è la stessa persona? No, ok, non ripetere quella. E questa persona che aveva un problema con la parola arachide dice a un certo punto, non importa se dice arachide. Dice, perché? Perché prima era importante, ma adesso non importa più. E non importa per ora o non importa? C'è questo testimone che rimane nel flusso quando c'è qualcosa. Se c'è lì è un'opportunità per trascendere e poi si affievolisce, poi ritorna e via. E a un certo punto se ne andrà questo come un ritmo della vita. Perde la sua potenza, perché non riceve attenzione con l'identità. E non importa se lo cerchi di ignorarlo con forza o cerchi di combatterlo perché non vuoi sentirlo, è sempre un'energia che gli dai, mentre se rimani in questo vedere che esce, torna, ritorna, a un certo punto se ne va e non importa quanto ci mette. E cosa succede se non funziona? Cosa succede se non sembra che tu non puoi uscirne, che c'è una tempesta? Tu dicevi voglio rimanere come il testimone. Quanto deve rimanere il testimone di questo? Cosa? No, per quanto devo andare avanti? Voi tutti avete provato. Cosa succede, no, quando qualcosa sembra non andarsene? E questa è la risposta? Non se ne andrà? Certo, a un certo punto non se ne andrà. Certo, tutto a un certo punto se ne va, ma quello è il mio punto. E c'è questa domanda, chi è che va e viene? Questa è una domanda importante, questo è quello che è disturbato, che va e viene. È il fatto che ci sia qualcuno che è disturbato o disturbabile è dove devi applicare il tuo sadhana guardando questo. Perché? Perché se esiste una forza della persona e continua ad esistere, certo che può apparire, qualsiasi cosa può apparire, cioè questa libertà e a un certo punto se ne andrà quando se ne andrà, ma tu fai il tuo lavoro, quando appare qual è il tuo lavoro? Essere consapevole che il corpo magari è in uno stato così, ma puoi rimanere testimone? Certo che puoi.
Anche se stai tremando, sbattendo, puoi essere testimone. Ma il testimone è disturbato? No, questo è importante. Però è una grande opportunità. E che cos'è? Per sfuggire da queste emozioni? No, no, no. Utilizzare queste sensazioni perché sono opportunità di mostrare e di scoprire qualcosa di più profondo, più puro. E non è più stabile, oltre stabile o no, ciò che è reale. Nella mia esperienza è molto utile perché diventa più facile in qualche modo andare oltre l'identificazione, che è una sensazione più dolce, che certo c'è una gioia anche, c'è un senso di sollievo, ma tutto questo rimangono fenomeni, sono fenomeni piacevoli. Spesso non mettiamo in dubbio questa sensazione di gioia, di sollievo. Non la guardiamo perché è piacevole. Quindi qual è la realizzazione più elevata? Qual è il valore più grande? Puoi dire... qualcosa è diventato più calmo e più tranquillo, ma qual è la cosa più elevata di questo, da cui che puoi trarre? La conferma che tu non ti sei mai mosso. Tu, chi sei tu che non sei mai mosso? Ha valore per te questo di cui parliamo? Certo, grazie. Ha valore se gli dai valore. Un nuovo aspetto della nostra esistenza? No, è sempre stato qui perché non cerchiamo di trasformare le esperienze in esperienze piacevoli, ma vogliamo vedere chi è che fa l'esperienza e chi fa l'esperienza, se è personale o no, perché la persona è parte dell'esperienza. E non dobbiamo controllare la manifestazione, ma scoprire chi siamo, e non in maniera mentale o concettuale o psicologica o in una scoperta filosofica, ma è la fine delle sofferenze, è la realizzazione della tua vera natura, oltre una soddisfazione concettuale. Ma quando? Dove è questa verità? In quale dimensioni ha? In che direzione è? Quali sono le sue proporzioni? Dove la trovi? Dove è più presente? Dove? In che direzione? La verità è vera adesso? Può non essere vera? Cosa significa verità? È semplicemente una parola che rappresenta questo, il sé, la realtà divina, la coscienza pura, l'eterno. Ciò che è colmo di grazia, l'imperituro, il supremo. È che adesso tu sei uguale a Dio? Non c'è neanche un uguale. È un tutt'uno, un'unità, che significa che tu sei di Dio. Avete bisogno di prendere appunti? No. Questa è un'esperienza diretta. Esperienza diretta. Perché se è solo una comprensione mentale, bisogna di prendere appunti.
va bene, alcuni ne hanno bisogno all'inizio di prendere note. Abbiamo anche registrato, no, questo satsang. Ci sono tante persone che partecipano con noi oggi a questo satsang e queste persone hanno uno svantaggio, hanno meno probabilità di comprendere perché sono online e non qua? Certo che no. Anche se sei lontanissimo da me fisicamente, la tua esperienza che hai di te stesso è che sei qui. Non importa, puoi andare sulla luna e gli chiedi dove sei, sono qui. Non dici mai sono là. Puoi dire voglio andare là, ma sono sempre qui. E questo qui e questo io sono, sono tutt'uno. E non sono personali. La persona è un gioco, è la saggezza che danza ed è una gioia, ma quando attraverso l'esperienza cresci nella tua comprensione e ti espandi in cosa? In gioia, una gioia senza limiti. La tua forma è limitata? No. È un concetto. Ma il sé è un concetto? C'è un campo qua in cui c'è una presenza, la potete sentire? E che cos'è? È uno spazio che viene dato a ciò che è, ciò che è ovunque, è il cuore dell'essere, la propria essenza dell'essere. E che lingua parla? La coscienza è la sua lingua. Oh, cerca di rimanere aggrappato alla tua definizione di chi sei, provaci. In realtà c'è questa tendenza a voler risolvere i problemi, ma i problemi si dissolvono quando c'è una vera comprensione, perdono la loro influenza, l'effetto e l'impatto. E non dovremmo sentirci così? No, quello che sentiamo è quello che dobbiamo sentire. Tutte le diverse espressioni della vita, i sapori della vita sono creati e permessi da Dio affinché tu trovi la tua vera natura. E quando, se abbiamo, speriamo di dire ok, io voglio realizzare me stesso, ma voglio essere anche ricco, voglio avere successo. Forse sì, forse no, forse succederà, ma al momento adesso è successo? Ok, tu? Grazie, Guruji. Voglio mettere in luce qualcosa che è stato qui tanto, tanto tempo con me. Cioè, come sempre cercato di uscirne, ma attraverso una strategia. C'è questa paura, che paura perché voglio sopravvivere. E ieri era al mercato, è successo qualcosa e si è comparsa di colpo e mi sono andata seduta.
per un po'. E anche questo senso di sollievo, mi chiedevo, ma da dove viene questo sollievo? È come se io mi continuassi ad aggrappare a questa cosa, perché non ho mai, non ho mai vissuto senza questa paura di non essere curata, che non ci sia nessuno che si prenda cura di me. È chiaro che questo è un concetto dell'ego che ha creato questo personaggio indipendente, che posso farlo da solo. Quando c'è qualcosa che succede, qualcosa che mi fa sentire, che c'è, che non è neanche reale questa paura di sopravvivenza, perché così c'è tanta abbondanza nella mia vita, ma questa energia è stata sempre nella mia vita. E io ho questi attacchi di ansietà, di ansia, e non neanche realizzavo che cos'erano, ma arrivavano di colpo. E attraverso il satsang ho imparato a rimanere in questi attacchi senza andare in una storia. Incominciamo da quello che è una delle cose che hai detto tu, di questi attacchi di panico. Questi attacchi, ok, mettiamo un po' di carne al fuoco. Gli attacchi, per chi sono? Rallenta, non assumere e già rispondere velocemente. Questi attacchi sono interni, certo sono energie che si muovono, ma si muovono attraverso questo pensiero. Cos'è questa paura? Qual è il pensiero? Non so di che cosa siano questi attacchi di panico e di ansia. Ne stai parlando? Ok, adesso non ce ne sono in questo momento, ma c'è questa paura qua, che è sempre presente, non importa se è sempre attiva, e arriva spontaneamente o sei tu che la chiami, c'è una situazione che la chiama. Solitamente c'è una situazione che la innesca, e ha sempre a che fare con cose riguardo finanziarie, soldi. Quello che Dio sta facendo recentemente è che mi sta togliendo cose. La mia macchina si è rotta e ho meno lavoro, ma posso vedere che è necessario, perché c'è una sono così testarda a dire tutto va bene, tutto va bene. Recentemente avevo un satsang in Little Jamaica, e quando c'è che la gente non parla perché stanno affogando, io sto realizzando che sto affogando. La mia domanda è: tu e la mente siano la stessa cosa? Non rispondere di fretta. Tu, chi senti, pensi di essere, e la mente sono la stessa cosa? E non voglio la risposta giusta, voglio che tu guardi e ci rifletti. Tu sei la stessa cosa della tua mente? Tu, i tuoi pensieri e le tue emozioni e sensazioni, siete la stessa cosa? Quindi questi pensieri, queste sensazioni sono come un traffico, no? Relativamente a quello che tu chiami te stesso. Ci sono i pensieri che vanno e vengono, le sensazioni, e poi c'è un te che sei più stabile, giusto? Questo tu è costante? Sei sempre lo stesso tu? È come un mix di persona e di presenza, non è costante. Ok, in questo momento, sempre adesso, per me è adesso, solo adesso.
perché parliamo di cose passate che sono state, di quello che saranno, ma io voglio guardare all'adesso, perché adesso c'è succo nell'ora. Che cosa vedi ora? Quindi parla di ora. In questo momento sento densità nel mio corpo. E non posso rispondere in maniera chiara. Te la ricordi la mia domanda? Tu e la mente siete la stessa cosa. Perché parliamo spesso della mente, con tutte le sensazioni, quello che arriva attraverso i sensi, come ti senti, quello che ti piace, come ero, come vorrei essere, ho questo problema. No, abbiamo tutti questi. Parliamo spesso della mente, ma colui che parla della mente, della tua vita, sono la stessa cosa? No, no, non lo è. Dov'è che puoi percepire l'altro? Ci sono i sensi e la mente e il senso della persona. Ok, se potessi toglierne uno dall'equazione e l'altro non è più importante. Ci sono io, la mia mente e la mia vita. Quale puoi rimuovere e gli altri scompaiono? Se tolgo me stessa, tutto il resto non esiste. Quindi il resto dipende da te, no? E tu, chi sei? Questa è una domanda per tutti. Io non voglio darti la risposta. Io non l'accetterei comunque. Io vorrei liberarmi di questa. Questa persona che dice voglio veramente oggi non è parte della mente. Non è quello che la mente dice? Non voglio vivere così con questa mente tutto il tempo, basta, voglio farla finita. Una mente. Quindi tu, che sei in grado di vederlo, perché qualsiasi cosa dica la persona, la scorsa settimana era così, continuo ad avere questo problema, è qualcosa di diverso dalla mente? Che dice, la mia vita è stata terribile. Ogni volta che cerco di sedermi e ci pensarci, è diverso dalla mente. L'identità fa parte della mente. Possiamo andare lì? Per me la mente è sempre stato pensiero, ma colui che pensa ai pensieri non è anche lui un pensiero, perché questo pensatore è stabile. Quindi ti sentiresti ferita, ti farebbe male l'idea che questo pensatore fa parte dei pensieri, la stessa cosa. Come ti permetti? Non è colui che pensa. No, ci sono i pensieri che sono fenomeni che sono osservabili. E la persona è osservabile o no? Solo questo che ha detto sì, lo può osservare? Sì, 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 no, ok, grazie, aiutatemi. Se è osservabile, da chi? Chi è che lo osserva? Ciò che osserva è personale. Tu mi stai dicendo che colui che pensa... Okay. Tu dici che colui che pensa i pensieri è un pensiero? Sì? Yes. Ok,
Pensaci. On what basis can it be said that that is a com'è? Faccio a dire che questo è un pensiero, che anche quello che pensa è un pensiero, su quali basi credibili? Perché può essere percepito, la persona è percepibile. No, la biografia che scrivi sei tu? Questa persona è costante? È un... è una cosa fastidiosa forse, più che costante. Questa identità che pensi di essere, tutto il suo mondo, non sono costruzioni della mente? Ma importa? Okay. Ma chi è che osserva tutto ciò? Chi è che lo sa, che lo capisce? E la risposta non deve essere una teoria, deve essere diretta. Non puoi parlare al posto di quello o riportarlo. Ciò che osserva la mente, ciò che osserva il suo mondo, i sensi, è tutta la messa in scena. È la mente? E tu hai detto no. Che cos'è? E non voglio la risposta giusta come concetto. Cos'è che lo sa, che riconosce che tutto questo è mente? Perché anche arrivare a questo punto non è una cosa normale nel mondo. Di cosa stai parlando? No, vedi, questo è il passaporto. Io voto. Ho votato. Questo che parla così è costante. È una forma della mente, è totalmente indipendente dalla mente, è un mix, un po' mente, è un po' qualcos'altro? E io direi che tutto in realtà fa parte di qualcosa di più grande. Quindi la mente, le eghe, il diavolo, la vita sono parte di qualcosa più grande, che include tutto, ma che è al di là di ogni manifestazione. E l'indizio è la capacità di osservare. Se la persona, il suo mondo, con tutta la storia e l'autobiografia, sono tutti fenomeni osservabili, chi è che lo osserva? E può essere osservato? E se può essere osservato? Da chi? Qui, questo è un ambiente in cui siete invitati a fare l'esperienza. Ok, tu dici che colui che pensa i pensieri è un pensiero. Anche se colui che pensa i pensieri e non ha pensieri, allora non ha pensieri, allora non crea nessun problema, però lui rimane lì. No, parlami di un pensiero che tanto mentre che quando è sente ti crea ancora dei problemi. Non ha senso tutto questo. Solo questo? Solo questo non ha senso. Forse nel mondo in cui tutto non ha senso, allora ha senso. Ma la mia domanda rimane, dobbiamo parlare a livello teorico per poter rispondere alla domanda che ti ho fatto? Okay. Se prenditi il tempo che ti serve a superare questo shock, la tua persona e pensiero? Sì? E di chi è questo pensiero? Tu devi scoprire. Ah, ma forse è il pensiero di tua sorella? Vuoi dire che la mia esistenza dipende da mia sorella? No. Di chi è questo pensiero? Il pensiero? È di Dio? No, lasciamolo in pace un attimo. Chi ha questo pensiero? Qualcosa che dice? Io.
Sono io? Chi sono io? Ok, c'è la persona che è sullo schermo. E allora io chi sono? Non c'è nessun pensiero, c'è solo percezione. E quindi tu che percepisci senza pensieri, chi sei? Queste sono domande esistenziali, non puoi rispondere così. Non c'è una storia qua. Non ha nessun carico. È qualcosa di naturale. Chi è che ne sta parlando? È lui stesso o qualcos'altro che ne parla? È lui stesso. È lui stesso che parla. Non lo so. È uno stato questo non lo so? È uno stato qualcosa che dice non lo so? Ok, dobbiamo attraversare questa giungla un attimino. Non ha bisogno di dire chi è per essere. Dov'è? È qui? Dov'è precisamente? Non ha un fuoco preciso. I'm sorry to upset you like this. Mi dispiace se ti sto infastidendo così. Ma qua c'è una vibrazione meravigliosa nel cuore, ma non è questo. Non è la vibrazione. È questa vibrazione visibile. La puoi vedere questa vibrazione da dove? No, posso osservare questo fiore. Io sono qua, il fiore là. No, io se guardo dove, da dove sto guardando, non c'è un luogo. E chi è che lo sta descrivendo? Che non c'è, chi è che può confermare che non c'è un luogo come coordinate? Io lo dico, ma tu chi sei? Sono me stessa? Che è la tua persona? No. È solo così. Ha dei problemi? Non c'è nessun problema qua, è meraviglioso. Davvero. E c'è qualcosa che può uscire da lì che non è se stesso? Nulla può uscire. Non c'è niente che esiste prima o dopo. Nessuno può essere rimosso, aggiunto. È come cosa. Scegli le tue parole bene. Non ho parole per descriverla. Però ci provo. È così puro. Così vero. E che cos'è che lo può dire? È se stesso che lo vede. Si conosce. Ci sono problemi? Nessun problema. Io voglio solo parlargli con questo. E quando ha un problema me lo dici. Sarà così felice di parlare da qui, di parlare con te. Amo parlare con te e non ho nessun problema. Non è che ritorniamo indietro. Certo ci sono, no, cose che succedono normalmente, relazioni, attività nel campo delle cose che vanno e vengono, no? C'è mal di schiena, devo mangiare qualcosa, certo. Queste cose ci sono.
ma non sono nello stesso luogo da cui parli. Quando lo vedi da qui, è come un paradosso, perché qua non c'è nessun problema. E quello che lo sa è lui stesso, sa di non avere nessun problema. Ma nel campo ci sono problemi nel corpo, ci sono, si possono vedere. E se ci fosse una domanda di qual è la verità, dove viene questa risposta? Dal campo dell'avversità o dal campo qua dell'unione? Le vere risposte da dove arrivano? Qualcuno ha un problema qua? You don't have, tu hai un problema? Oh, oddio, ok. Qualcuno è sopravvissuto col problema. Io continuo a venire senza satsang e quando ascolto satsang c'è qualcosa che cambia in me. Ma io non riesco a rispondere certe volte alle domande che fai. Va bene. C'è una parte che sì, posso osservare, ma c'è quello che osservo, qualcosa che è una frustrazione. C'è questo senso che io sono nuova, che non so se riesco veramente ad assorbire quello che ascolto. Non c'è uno spazio in cui dici io non riesco ad assimilare le tue domande così velocemente. Non c'è uno spazio, chiamiamolo spazio, non so che parola, dove la velocità non è importante. Dove non è che devi far funzionare le cose. Io posso vederla, vedo che questo è un personaggio, che questo personaggio non si fida di questo luogo. Ma chi è prima? Chi? Questo personaggio o questo spazio, questo luogo? Chi arriva? Chi è prima? La presenza o la persona? Capisci cosa? Presenza vuol dire il senso dell'essere. Sempre la presenza. Quindi la presenza nasce. La persona nasce dalla presenza. E la persona non si fida della presenza? Ha un buon motivo per non fidarsi? La persona ha una vera ragione per non fidarsi di suo genitore? Io mi sembra che quello che ricevo, spesso lo ricevo attraverso la mente, non il cuore. Chi è che lo sta dicendo? Entrambi. Quindi il cuore si lamenta di quello che dice la testa. Io amo la semplicità, per me funziona così. Quindi cosa è la cosa più semplice che c'è e che esiste? Come possiamo essere il più semplice possibile ed esistere? Di che cosa hai bisogno assolutamente per esistere? Proviamo così. Senza che cosa ho bisogno assolutamente per esistere, senza il quale io non esisto. Puoi dire ossigeno per il corpo? No, niente ossigeno, niente corpo. L'essere respira? È una risposta un po' diversa, è una domanda un po' diversa. Però è una buona domanda, no? Tu sei in grado, no, di rispondere? L'essere può respirare? Io non so, non sono in grado di rispondere velocemente. E nel frattempo stai respirando, no? E che cosa stai facendo per respirare? Niente.
Quindi, sia che tu poni attenzione o meno al respiro, succede, no? Io vedo che c'è sempre. Tu puoi vedere il respiro, che è più costante della mente e della persona. Vedo che sono qui. Qui dov'è? Me stessa. Tu sei sempre qui, come te stessa. E tu, chi sei? Non ho parole. Possiamo dire presenza. Qua c'è dei problemi? Mai. Questa è una parola nuova, no? Però. Very important word. Però è un'altra parola molto importante. Io mi sembra che sto parlando dall'esperienza, non da adesso. Non stai parlando da adesso, quindi stai parlando dai ricordi, no? E non mi fido della memoria. E tu ti fidi dell'essere? Sì. E quindi puoi parlare dall'essere? Per favore. Se voglio avere un testimone affidabile, chi scelgo? No, tu dici che la persona non è affidabile, l'hai detto tu. E tu dici sì, però tu ti fidi dell'essere. E tu dici sì, sì, assolutamente. Quindi posso sentire cosa vuol dire l'essere. Non sono giochi di parole, no? C'è una sensazione interiore. È lo stesso che mi ha portato qui. C'è questa sensazione interiore. Ti ha portato qua e poi se n'è andato? È rimasto con te? Ecco. Puoi separarti da lui? No. E quindi qual è il problema? Devo sedermi e rimanere con questo, con questo. Sì, è quello che ti raccomando e ti consiglio. E quindi tutto bene adesso? Abbastanza? Se non ci fosse nessuno, fosse l'ultimo satsang, dove sei? Perché è possibile, no? Non è una minaccia, ma se fosse l'ultimo satsang, non ce ne fossero altri. Abbiamo qualcosa per la prossima volta che ha bisogno di un'altra volta? Se non ha bisogno di una prossima volta, cosa? Che tempo ha? Dov'è il tempo? È adesso o per ora? E il satsang è così, no? Guardiamo, affiniamo, e non è questione di disegnare una mappa. In qualche modo, guardando questa frammentazione, va a posto. Da solo, non hai bisogno di andare a prendere le cose e mettere al posto giusto. In questo luogo, dove qualsiasi cosa, di qualsiasi dimensione, è percepita, qua nulla rimane. Potete vederlo? Che nulla lascia il segno. Questo spazio è frutto dell'immaginazione? No. E vuole essere lasciato in pace dagli altri spazi? Che gli altri sono spazi sono così caotici, inaffidabili. Lo spazio di ciò che è, cerca, vuole distruggere o sopprimere gli stati dinamici? No.
significa che non ha nessun interesse per questi stati, che non gli importano? Non lo so. Se tu avessi la vescica piena e sai che devi andare in bagno, però puoi decidere di rimanere ancora seduto, oppure a un certo punto dici devo andare. Quindi non importa, no? Se vai in bagno, non in bagno, come ti senti? Certo, queste cose vanno bene, no? Cioè, non è che non devi andare in bagno. C'è qualcosa che funziona. Hai fame, hai bisogno di mangiare. E c'è qualcosa che se ne prende cura. Puoi dire anche io me ne prendo cura, ma questo io è un io più grande. Abbiamo bisogno di rifletterci. Rifletterci solo, non abbiamo bisogno di altre verità. Dobbiamo rifletterci per pian piano rimuovere tutte le comprensioni errate che ci sembrano disturbare la nostra pace naturale. La pace non è qualcosa che puoi creare. Essere malati significa che c'è qualcosa che impedisce ad essere sani. Di natura il corpo è sano. Vabbè, meglio non lasciamo stare per ora, va bene così. Per ora va bene, ora state bene. Grazie anche a tutti quelli che stanno partecipando attraverso Saggez Express, anche se non vi vedo fisicamente. Spero che sia un aiuto per andare più in profondità nell'introspezione per ognuno di voi. E quindi per me sono indicazioni, un'opportunità veramente pratica. Certo, non si tratta di imparare nel modo convenzionale e comprendere è l'inizio, ma poi c'è la realizzazione. E noi dobbiamo ricevere delle indicazioni per avere un senso della direzione e poi applicarla, di modo che possiamo trasformare questo materiale informativo in qualche modo nell'essere, perché l'essere che viene svelato, quell'essere che è al di sotto di ogni esistenza, e la nostra vita poi diventerà e risplenderà nella gioia, nella saggezza, nella pace. Grazie. Molto bene. Il satsang non è solo un qualcosa di cui godere semplicemente, certo non deve neanche soffrire, ma è uno strumento, un aiuto per raggiungere quella libertà naturale. Tu non sei mai non libero in realtà, certo non come persona, perché tutti gli ostacoli della persona sono in realtà a servizio di questo processo del risveglio. Non c'è un universo che si vuole vendicare di qualcosa personalmente. In realtà ama la persona anche. In realtà la persona è il bambino dell'universo, no? Anche lui è il figlio dell'universo. Ma fino a un certo punto. Però non vuole mantenere questo figlio ignorante. Si deve risvegliare la sua natura. Is it okay that until I'm awake, va bene che I can be this, finché in the state of non mi risveglio
sono in questo stato di persona che è limitata. Lo scopo del satsang su questo pianeta, qualsiasi pianeta, è di prendere coscienza di ciò che in realtà non dorme mai. Non ha mai dormito, non è stato mai morto, non è stato mai non qui. E in realtà noi siamo mantenuti in vita da ciò, perché è la base, la sorgente del tuo stesso respiro. E fai in modo che quando dormi continui a respirare, ha la capacità di discernere, di gioire, di amare, di sentire empatia. Ti dà questa capacità, ma se viene distorto e pensa di essere qualcos'altro, allora emergono quelle che io chiamo malattie. E vuol dire una percezione errata e quindi movimenti di odio, di arroganza, di egoismo, sono in realtà malattie spirituali dello spirito per tutti in questo pianeta. No, siamo tutti stati malati in questo modo e questa malattia fa parte della danza e dell'evoluzione verso la libertà. E dobbiamo correggerlo, dire, ok, io sono ignorante, ma per il momento che sembra coprire qualcosa, ma ciò che viene è coperto è ancora qui ed è una importanza fondamentale, perché in realtà è ciò che ha creato e che anche sostiene l'ignoranza. E magari sembra che non abbia senso, ma è così. Mi ricordo che ero una volta in India, in questo mulino in cui facevano il riso, e questo uomo mi ha detto: quando ero bambino ero normale, ma poi a un certo punto sono diventato così timido. E adesso quando sono con i miei amici, io rimango, mi nascondo sempre dietro di loro perché sono così timido. E tutti hanno un partner, ma io sono troppo timido. E mi ha chiesto, puoi aiutarmi per favore per superare questa timidezza? La mia risposta è stata, non è che universale, era per lui, perché gli ho detto, certe volte la sorgente ti mantiene timido, perché se non lo fossi saresti veramente arrogante, saresti pieno di te stesso. E questa timidezza non è che sta trattenendo, impedendogli di essere in un altro modo, e poi quando sarai abbastanza forte puoi scompare. La mia risposta non gli è piaciuta, a dire la verità. Lui voleva riuscire ad andare, uscire con gli amici, avere, divertirsi. E questo è un livello naturale, no? A livello umano. Ma certe volte non è quello di cui hai bisogno. E chi è che sa che cosa hai bisogno veramente? Può venire solo dall'intuito. E quindi non ti preoccupare. Certe volte alcuni che sembrano inibizioni sono lì, per un motivo sono state create da ciò che ti ha portato qua allo stesso tempo. E quindi non posso dare nessuna tecnica a nessuna, ma invitare ciascuno che vuoi a entrare con fiducia in questo luogo e realizzare che nulla è contro di te in questo universo, eccetto la tua interpretazione attraverso l'ignoranza. E sono queste tendenze di cui parlavamo, le vasana, che sono dormienti e in qualche modo continuano a comparire, portano sofferenza a te e agli altri.
ma sono qui per pulire questo conto che hai in questa vita. E la vita ti dà queste opportunità. La vita ti porta quelle sfide e quegli attacchi certe volte o battaglie di cui hai bisogno per in qualche modo imparare e riorientare il tuo verso il tuo vero essere. Quindi abbi fiducia e non dare retta alla mente. Perché dobbiamo assaporare e fare esperienza di un sacco di cose, attraversarle e andare oltre. E dobbiamo andare oltre non fuori, ma dentro. E non attaccarti a definizioni troppo limitanti su chi sei, perché ti affogano, ti strangolano quando hai dei concetti troppo limitati di chi sei. In realtà l'essere non ha nessun concetto ed è universale e può essere, si può relazionare con tutto in tutte le direzioni, ma quando hai dei condizionamenti umani molto forti sei pieno di tensioni, no? Tu pensi di essere in un certo modo o di non essere in un altro, ma certe volte nella vita incontri delle cose che non pensi che siano per te e sono veramente per te. Quindi tutto per un po', niente è per te in maniera permanente, niente ti deve legare per sempre. Quando ti ho incontrato e abbiamo parlato, ho sentito questo calore dentro di te, umiltà, da dove? Questo essere umile, da dove viene questa umiltà? Tutti voi che siete arrivati qua al satsang, è stato nel vostro destino, una parte del vostro destino venire qua al satsang. E magari non tutti rimarranno, e magari ci sono le vasana che ti portano fuori. Magari devi andare fuori per un po', se non c'è ancora abbastanza forza nella tua anima e non è abbastanza maturo per fare questo passaggio, va bene. Sei sempre sotto l'ombrello della grazia. No, puoi andare un po' così fuori e poi tornare, provare un'altra cosa, rimetterlo giù e tornare qua. In satsang. È così. E c'è un'evoluzione per ognuno di noi. Alcuni vanno su e giù, a destra su, un po' giù. No, alcuni così, alcuni colà. Ma nulla è prevedibile, nessuno ti può dire, non puoi tipo dire non arriverai mai da nessuna parte, però, ma la volontà di Dio ti permette anche queste manifestazioni, tu puoi sfruttare tutto, questa è la saggezza. Tu non puoi studiare come funziona, puoi solo scoprirla attraverso la devozione. No? Semplicemente rimani vuoto, è tutto a posto in qualche modo. Grazie per questo, per momenti con te, e grazie a te per poter essere stare con te qui così. Io voglio ringraziarti per le ultime due gemme quando parli come delle vasana, che perché ho realizzato che cercavo di allontanarle, invece adesso così, guardandole così, vedendo questa persona che le cercava di allontanare, ora sono in grado di vederla. È così semplice, no? E nel mondo ti offrono così tante strade e vie complesse, magari all'inizio sono anche attraenti, interessanti e per un po' va anche bene, ma quando in questo ambiente l'indicazione è così, diretta, assaggia e vedi. Grazie. Grazie.
È tutto amore. È tutto amore. Questo amore è amore che fa tutto, è quello che fa tutti gli errori anche, ma non lo riconosciamo, no? E poi trova la strada, poi si siede nel suo cuore. Non ci sono frammentazioni, e ci sono momenti in cui possiamo usare queste descrizioni, ma quando si parla olisti in visione olistica, tutto, tutto, tutto è la messa in scena, il gioco di Dio è fatto dalla coscienza, guidato dalla coscienza universale.